Allora, siamo qui in fiera per parlare con Ornella Pavone, editor di Turin Junior, delle novità di questa divisione editoriale che a un certo punto ha pensato di narrare il viaggio dopo averci dato occasione per ammirare tantissimi bei libri di divulgazione. Com'è nata l'idea di entrare dentro una fascia narrativa con Turing? Effettivamente per il Turing è una novità, perché il Turing non si occupa di narrativa. Abbiamo cercato di sperimentare un modo diverso di porgere gli argomenti di geografia, del viaggio e della scoperta di nuovi luoghi, di nuovi paesi, attraverso un mezzo editoriale più amichevole che non sia la divulgazione pura e semplice. Per cui abbiamo ipotizzato delle collane di narrativa che vanno per sono destinate sia ai bambini più piccoli dai 6 anni in poi, sia ai ragazzi più grandi dai 9-10 anni in poi. Ecco, com'è stata l'accoglienza di queste nuove collane da parte di un pubblico che era abituato a vedere Turing soltanto come grande editore di divulgazione? Diciamo che è stata un'accoglienza sorprendente, perché le collane per ragazzi sono uscite, diciamo, un po' in sordina. È stato un esperimento editoriale che abbiamo voluto mettere in atto, che è andato al di là delle nostre più rosee aspettative. La collana che ha come protagonista Nikki, che è una ragazzina di 12 anni che fa dei viaggi e che si improvvisa detective, perché nei vari paesi del mondo le accadono dei fatti strani, delle cose, situazioni misteriose, questo personaggio ha avuto un successo, un'accoglienza da parte dei giovani dei lettori veramente al di là delle nostre migliori aspettative. Quindi questo ci lascia ben sperare per lo sviluppo delle collane di narrativa per Turing. Certo. Dunque, Turing Junior vuol dire viaggio, però vuol dire anche intercultura. Ci sono dei titoli anche appositamente scritti che tengono conto della nostra società multiculturale e multietnica. Quali sono? Sicuramente sì, la collana di narrativa per i bambini dai 6 anni si chiama Amici del Mondo ed è organizzata per volumi tematici dedicati ciascuno a un paese. I primi due titoli sono Mi chiamo Tieju e vivo in Cina e Mi chiamo Nada e vivo in Marocco, e sono destinati proprio a divulgare la conoscenza, anche in questo caso attraverso storie semplici che raccontano la vita quotidiana dei bambini, a divulgare la conoscenza della quotidianità, della vita di tutti i giorni nei vari paesi, anche presso i bambini che vivono in Italia e che sono a contatto, diciamo, con una situazione un po' particolare come quella dell'immigrazione. Spesso hanno amici e compagni di scuola immigrati, però conoscono poco dei paesi di origine di questi loro compagni. Certo. Questo è un modo per fare conoscere loro la realtà dei popoli lontani. Il 2009 è l'anno di grandi anniversari, da una parte Darwin e dalla parte l'astronomia. C'è nei programmi di Turing Junior qualche viaggio avventuroso, magari nello spazio, magari nei tempi passati? Ci sono novità che riguarderanno questi argomenti? Ben due. La prima riguarda l'anniversario dello sbarco sulla Luna. Stiamo per uscire a giugno, un mese prima dell'anniversario del quarantennale dello sbarco sulla Luna, con Missione Luna, un bellissimo volume illustrato con foto d'epoca e che contiene anche un CD, un DVD con le immagini originali dello sbarco sulla Luna. Il secondo titolo invece si chiama Oggi scopro il Museo Galileo di Firenze e uscirà a ottobre in concomitanza con la riapertura del Museo Galileo di Firenze al pubblico dopo una grande ristrutturazione in occasione appunto dell'anniversario dell'anno galileiano.